Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Quest'oggi parliamo di un filato che a descriverlo sembrerebbe quasi fantascienza. Vale a dire un filato con una garanzia, una continuità di colori lunghissima, con tantissime varianti di colore, 100% made in Italy, morbido, scorrevole, senza però pregiudicare la naturale rigidità ricercata solitamente nei cordini. Non è pura fantascienza, è semplicemente il Pandoro Queen. Analizziamolo nel dettaglio. Ed eccola la nostra fettuccia di Pandoro Queen, composta da poliestere e poliammide, che si presenta così in rocche da 200 grammi per una lunghezza di circa 300 metri. L'aspetto, come potete vedere, è lucido, dall'effetto però, guardatelo qui nel dettaglio, davvero setato, tubolare, per una larghezza di circa 0,4 cm, quindi un 4 mm, per il quale infatti consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 4, ma anche 5 oppure 6, proprio perché molto flessibile. Vediamo però tutte le varianti di colore che presenta questo Pandoro Queen, perché sono davvero tantissime. Iniziamo con le prime 4 tonalità, che sono il grigio denim, il nero, il grigio e il grigio medio. E dopo il grigiume di prima, adesso facciamo una bella esplosione di colore con giallo fluo, verde fluo, bianco ottico e fucsia fluo. E adesso invece andiamo verso qualcosa di un po' più elegante e sofisticato, vale a dire bluette, petrolio, avion, blue marine. E andiamo avanti invece verso dei colori un po' più pastello, vale a dire glicine, viola, carta da zucchero e cipria. Qui abbiamo dei colori molto accesi, ma davvero uno più bello dell'altro, vale a dire il rosso, il rame, il sole e il becco oca. Qui abbiamo un accostamento di colori davvero molto bello, vale a dire castagna, beige, militare e nocciola. E siamo quasi addirittura d'arrivo e quindi abbiamo il verde, argento, nuvola e Tiffany. E concludiamo con un classico Bordeaux. Le avete viste? Ben 29 varianti di colore. Insomma, il Pandoro Queen è davvero un filato, l'avete visto, dall'aspetto piatto, tubolare, effetto setoso, ma con una scorrevolezza, credetemi, davvero incredibile, che vi consentirà di realizzare qualsiasi tipo di accessorio, complemento d'arredo, borsa, come ad esempio possiamo vedere proprio quelle prendendo spunto da quelle realizzate dalla Fata Tuttofare, come la borsa Aisha, nel quale vediamo questo mix di colori, oppure la borsa Zara dallo stile un po' più country. E proprio mantenendoci su questo stile, possiamo sempre con il Pandoro Queen realizzare anche, perché no, un bel cappello, proprio come il cappello country Wild West realizzato da Chris. Ma ancora, il Pandoro Queen davvero ci riserva tantissime sorprese, è un filato davvero molto versatile, con il quale è possibile realizzare borse di ogni genere, ma anche zaini e tappeti. Unito poi alla garanzia che Tessiland vi dà, quindi del 100% made in Italy, vale a dire qualità estrema, insomma, è un filato che davvero non potrà mancare, ma che sono certa avrete già nelle vostre case. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!